qua ragazze, ecco il mio cambio look. Ho tagliato completamente tutte le punte. Non sopportavo più avere i capelli lunghissimi. Poi mi sono fatta fare una specie di ciuffi, di frangette che vanno in tutti e due i laterali. Ora io li ho piastrati perché i capelli li ho fatti ieri. Mi piacciono tantissimo. Vi ho fatto vedere nel video che appunto erano lunghissimi fino a qua. Li ho fatti retti, quindi quando li metto avanti magari non si capisce. Come faccio a farveli vedere? Comunque, li ho accorciati tantissimo. Allora ragazze, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Caldissimo. Io mi sto preparando, la casa è sistemata, farò andare via il robottino. Dobbiamo andare in libreria. Stiamo andando in una libreria molto più grande. Non so se è sempre Mondadori, veramente. Perché cerchiamo dei libri di testo per Crystal. Come vi ho detto... ma non capisco se è acqua, sì, è acqua perché è bagnato, scusate, perché Crystal appunto la facciamo studiare un pochettino, essendo che ha cambiato scuola non ha il libro di vacanze perché l'aveva quello per l'altra scuola, ma essendo che abbiamo cambiato scuola non ce l'ha, però noi comunque gli vogliamo prendere dei libri di testo, uno già l'avevamo preso ma già l'ha finito e quindi andiamo a vedere adesso se c'è qualcosa, perché ci sono ragazze, vado a vedere anche io perché c'erano dei libri che mi interessavano per quanto riguarda la cucina, quindi siccome ve l'ho detto che comunque io finalmente che sono a casa voglio riprendere un po' questa cosa, mi piace tantissimo avere i libri di cucina, mi studio tante di quelle cose, nel senso per le nuove ricette, soprattutto mi piace quella della friggi tantissimo. Comunque ragazze, adesso mi devo fare un secondo caffè perché non ce la faccio più, un secondo caffè. Oggi non c'è sole, però c'è un po' di caldino. Ho ricambiato le unghie, le ho fatte viola. Vabbè, ragazza, a dopo.
se siamo al Mac, sinceramente, siccome devi andare in libreria, apre le 15, qua ci sono Crystal e Nathan. Ma apre alle 3, quindi abbiamo fatto un po' di giri. Ciao. E adesso stiamo aspettando che apre. E niente, nel frattempo ci prendiamo un cono gelato perché volevamo qualcosa di fresco. Però siamo stati molto al Garden. Fresco, molto fresco. No, molto fresco. Fresco. E niente, così ci freschiamo. No, guarda, si pensa. No. Siamo arrivati in libreria. Allora, questo di qua. Ragazze, eccomi qua, sono tornata, vi ho fatto fare un giro con me. Siamo appena rientrati, ho messo giù la pentola perché oggi abbiamo mangiato la focaccia fuori e loro la sera vogliono la pasta. Allora abbiamo deciso di fare la spaghettata, essendo che ho il peperoncino fresco, lo vogliamo fare, a noi piace tantissimo, e faremo aglio e olio. Allora, vi faccio vedere due cose che ho preso, niente di che. Tra l'altro sono andata a prendere, ragazze, aspettate. Di nuovo questo, la passata di pomodoro, perché purtroppo col trasloco non la trovo. E poi vi faccio vedere i libri che abbiamo scelto. E tra l'altro la prima cosa che vi faccio vedere è costato tantissimo. Ho dovuto prendere un hard disk, questo di qua, ragazzi. Magari per chi appunto fa dei video, non ha memoria al telefono, io sto prendendo questo di qua. E allora l'ho preso perché, ragazze, io non ho più memoria al telefono, è un terabyte. Vedere, ragazze, io non ce la faccio più, per me è diventato uno stress. Cioè, per me la cosa più bella è la mia passione, girare video, farvi vedere tutto quello che faccio. Io proprio lo amo, per me quello non è un sacrificio. Io veramente, a volte pensando a quando io ero proprio piccolina, ho sempre avuto una telecamera, un telefonino per registrare, perché è sempre stata la mia passione. Adesso l'ho trasformata a cose veramente che a me piacciono. E quindi ho il telefono completamente pieno. Io ho un iPhone, ho già riempito Drive, ho già fatto iCloud. iCloud praticamente posso aggiungere della memoria, ma superavo più di 6 euro al mese e neanche bastavano, quindi ho detto basta. Abbiamo trovato questa soluzione, adesso mio marito si mette lì, mi svuota il telefono perché non ce la faccio più. Poi sono passata da Action perché dovevo prendere la lampadina, per una lampada che ora vi faccio vedere, che già avevo e ho messo nell'entrata. E poi perché sono andata a prendere questo di qua, ci sono andata proprio con l'intenzione perché ogni volta che cucino è l'unica cosa che mi manca dove appoggiare le pentole. Siccome, credetemi, odio che le pentole stanno lì, cerco di non graffiarlo, so che sarà impossibile. Come, so che vendono dei tappetini che puoi mettere a cucinare direttamente, mi piacerebbe prenderli. Mi ero salvato un link, comunque mi ero salvato un link che se lo trovo lo voglio prendere. Comunque questo è per appoggiare le pentole, poi magari appena lo uso, appena lo sistemo, lo faccio vedere. Per me è essenziale, non voglio mettere la pentola qui e non mi va che sosta qui quando finisco di cucinare. In questo momento sto cucinando, quindi ci sta. Poi Action, quando vado Action prendo il sale per la lavastoviglie, questo di qua costa 1,11 euro se non mi sbaglio. La lampadina, che adesso vi faccio vedere dove la vado a mettere. L'ho presa quella minima, sinceramente, perché tanto è una zona che comunque non tengo la luce accesa, poi vi faccio capire. Questa invece l'ha presa mio marito e mi ha detto che andava bene. Ho detto assolutamente sì, è carino, perché lui con la sua postazione non riesco a inserirlo. Per la sua scrivania, per le sue cose, si lo vuole organizzare. Vabbè, quello cade. Quindi è nero praticamente con dettagli in legno. Poi ho preso questi due perché mi serviranno per dei lavori che devo fare a casa. Ho preso soltanto due buste di yogurt, fragola e stracciatella,
un pacco di uova perché vorrei fare un dolce per sabato. Stavolta invece del croissant vorrei fare una bella torta, non so quale. Adesso mi prendo il mio ricettario oppure vedo se trovo qualcosa su internet, ma voglio fare una torta io. Adesso ho anche preso le cialde, ma ho preso le cialde di Carrefour che già avevo provato, però erano buone perché non ho trovato altri in offerta, per adesso va benissimo. Niente, vi faccio vedere i libri che abbiamo preso di test, qualcosa comunque carino. Stavo prendendo anche un ricettario, però ho detto vabbè dai, siccome poi si è fatto veramente tardi, perché poi sempre facciamo migliaia di cose, me lo voglio scegliere più con calma, perché ce n'è uno che ne cerco che mi piace tantissimo, che sarebbe dei dolci. Vediamo, adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Per terra, non fateci caso, anche perché c'è un bellissimo sole. Anche guardate che non è aperto dall'altra parte, perché se no sarebbe ancora più illuminato, ma io amo quando fa questa luce così. Siccome appunto mi va che i bambini adesso studiano, si sono divertiti, però noi facciamo sempre così, soprattutto di più per Crystal. Però ho preso pure qualcosina per Nathan che adesso vi faccio vedere. Allora, abbiamo preso il gioca a domino, vabbè, per i verbi, quindi con la scusa del gioco studia. La stessa cosa è stile gioco, però si tratta delle tabelline, quindi abbiamo preso questi di qua. Anche questo perché Criste deve andare in quarta, quindi italiano in quarta con il metodo analogico. Questo era addirittura usato e quindi c'era il 50%, però sinceramente vi dico la verità, è completamente nuovo, però non lo so. Ha tutto, è bellissimo. Sapete che mio marito è un insegnante, ma non solo, lui nel senso che ci tiene, ma ci tengo anche io tantissimo, anche perché Crystal è brava e deve continuare questa scia. Quindi abbiamo preso questo di qua. Questi qua, alcuni sono invece di mio marito, questi sì, pure questi, perché lui giustamente ha le prime, le seconde, le terze, le quarte, anche le quinte, e quindi lui si è preso questi qua. Invece Nathan, ho preso soltanto questo perché non c'era un granché, però vado alla scuola dell'infanzia, quindi ci sono giochi, attività, ci sono pure i colori, è molto carino, così lo facciamo magari la sera. Comunque, se sentite voci, è Nathan che si sta facendo la doccia e si diverte con l'acqua fredda. Comunque eccolo qui, è così. Non so se vi interessa, c'è qualche mamma che non vuole far annoiare i bimbi, lo vuole magari istruire, però in più giocando. È così, vedete, ci potete mettere la foto con più gli anni, una cosa carina, anche una paginetta al giorno, penso che sia carino. E basta. Questa è la lampada che ho messo qui all'entrata. Questa qui ne ho due e l'ho sempre avuta, la tenevo nei comodini, ne ho due, infatti un'altra la metterò nella camera da letto. Poi le avevo tolte perché mi dava fastidio che praticamente sta un po' storta, ma a quanto pare chi l'ha comprata quando è uscita anni fa da Ikea, perché è di Ikea, è bellissima, e tutti avevano lo stesso problema che praticamente risultava storta e non riusciamo a raddrizzarla. Comunque, siccome dovevo comprarla, ma avendo questa qua mi piaceva, l'ho lasciata, quindi la lampadina andrà qui. Perché mi piace che a questo punto comunque ci sia un punto caldo. Siccome ha l'attacco piccolo, così vi faccio pure vedere che c'è tantissimo. Questo punto luce l'ho sempre voluto, cioè nel senso che proprio ho richiesto io di fare mettere la presa lì, perché infatti quella non starà qui, poi andrà dall'altra parte del corridoio, però al momento è lì. Comunque mi piace troppo, troppo, troppo. Il reparto spazzatura indifferenziato, praticamente io faccio plastica indifferenziato e umido. Qui ci sono anche i coperchi, ma io lo metto soltanto sull'umido. Ecco alcuni detersivi che uso, anche se vorrei trovare il modo di sistemarli meglio, perché lo pulisco veramente, non ci crederete, ogni sera, perché cadono sempre, cioè voi non vuoi, non lo so perché cadono. Niente, invece qua
manca poco, la vado a passare, così pulisco pure qui. Ho già lavato la pasta pomodoro e sto terminando. Allora, adesso lo cucino, così poi lo conserviamo. Auguri. Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Non fate caso alla mia faccia, mi sono svegliata da poco e credetemi, mi sono solo sistemata un po' perché non mi va. Allora ragazze, oggi è venerdì e io devo dedicarmi totalmente a casa, cioè non voglio uscire completamente. Mio marito è sceso in mattinata perché a sbrigare alcune cose, però facevo subito perché oggi vorremmo aprire, scusate, altri scatoloni che non abbiamo aperto poi più, perché poi dopo la vacanza, cioè dopo il trasloco che abbiamo fatto la vacanza, e alcune cose le abbiamo aperte, quindi oggi ci dedichiamo a questo. Tra l'altro io voglio pulire tutta casa perché domani mi piacerebbe tantissimo, già gliel'ho detto a mio marito, di fare una gita, vediamo un qualcosa di carino, o domani o domenica, però oggi, cioè domani non esco se casa non è pronta, che la voglio lasciare pulita. Sto facendo, come avete visto, i muffin, quindi ancora devo fare colazione. Io non faccio mai subito colazione, a volte neanche la faccio perché proprio non mi va, oppure se appunto la faccio, non sempre, perché la faccio. Quando la faccio, ragazze, io me la preparo con calma, non mangio mai subito perché non mi va proprio. Neanche il caffè ho preso. E niente, non so come si svolgerà oggi questo vlog, però stiamo insieme. Tra l'altro oggi vorrei riuscire a fare un dolce che me l'ha chiesto ieri Nathan. Mi ha detto: mamma, fai un dolce. Mi ha fatto una tenerezza, solo che io ieri mi sono messa a fare il pomodoro fresco e non ce l'ho fatta. Io ho promesso che lo facevo oggi, non so che cosa, però mi ha detto una torta, vedremo. Che cosa vi volevo dire? Che ragazze, mi sono arrivate le cose di Temu, spero di riuscire a girare il video e farvelo vedere, perché mi sono arrivate delle cose troppo carine, no veramente? Vabbè. A me piace, so che a molti forse non può piacere, ma a me piace perché bisogna saper scegliere. Io fino adesso quello che ho scelto mi è piaciuto tutto. È una cosa pure particolare che la sto guardando in questo momento, non vedo l'ora di girarvi il video e farvelo vedere. E niente, adesso mancano 4 minuti ai miei muffin. Questi muffin me li faccio spesso, sono appunto fatti con fiocchi d'avena, cioccolato e banana, non aggiungo zucchero, si potrebbe aggiungere un po' di dolcificante, zucchero, però a me piacciono così perché la banana è molto dolce, a me non piacciono le cose troppo dolciaste, quindi vediamo un attimo. A me piace così.
Poi pensavo, oggi mi va un cappuccino. E voglio usare lei. Ragazze, io lo adoro. Questa è una delle mie colazioni preferite. Non riesco perché sono bollenti. Cioè, credetemi, io li mangio senza zucchero, senza dolcificante, ma sono di una dolcezza. Sono troppo buoni. Iata Crystal, come vedete, già sta studiando. Cosa hai fatto? Allora, ho fatto questo, poi questo e questo. Ragazze, allora, ormai si sono svegliati tutti, quindi diventa pure un po' difficile. Vi ho detto le cose che devo fare. Ora, la prima cosa che faccio, mi vado a sistemare la casa. Vi volevo far uscire questo video in più, anzi, vorrei riuscire in questo periodo, dato che sono un pochettino più libera, a farvi uscire qualche video in più per farvi anche compagnia. E niente, quindi chiudo il video qua. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Spero che posso far riuscire a farvi vedere Temu, perché a me piace tantissimo. Non vedo l'ora di farvi vedere tutte le novità. Sì, amore, arrivo subito. Qui c'è Nathan che mi reclama. Quindi, ragazzi, un bacio a tutte.